Ciao ragazzi, bentornati a bordo. Siamo tornati nella campagna romana di conquista dell'Europa e oltre. E mentre il Senato ci chiede di concentrare le nostre forze su Cartagine, quindi da questa parte qui, diciamo verso l'Africa, noi abbiamo degli ospiti indesiderati qui a nord perché i Galli con i quali siamo in guerra e i quali abbiamo portato via Mediolanum e Patavium hanno deciso di tornare. E quindi adesso noi direi Generale, di spostare l'esercito generale, di Flavio Giulio e muoverlo. Allora, l'idea è di muoverlo verso Mediolanum, però a Mediolanum non ci arriviamo direttamente. Quindi dovremmo aspettare, attendere, perché rischiamo di essere intercettati da Vindece, che è questo generale dei Galli, che ha parecchie, parecchie unità. Quindi, facciamo rientrare il nostro agente, la spia e il diplomatico lo stavamo già mandando. Perché al momento a me andrebbe bene anche chiudere una pace con i Galli. Invece il blocco navale su Cartagine lo andrei a fare con... questa non è la nostra? No, scusate. Mi sono un attimo perso. Dov'è la nostra? Boh. Ci siamo persi un attimo un'unità. L'ammiraglio Oppio, eccolo qua. Ah, ok, è questo qui. Ok, quindi... Ah, ok, che stava puntando una decina di triremi. Vabbè, passiamo il turno. Vediamo cosa hanno intenzione di fare i Galli. Parliamo francamente. Cartagine ci offre una tregua, però rifiutiamo. Alla prossima. E invece ci attaccano. E noto che le galee... Ah, perché questi sono triremi. E noi invece abbiamo dei biremi. Infatti loro sono nettamente più forti. Vabbè, comunque abbiamo vinto. Qua c'era da aspettarselo. I galli... Poniamo fine a questo bagno di sangue. Le città greche. Bah, con le città greche potrebbe anche... Va bene, accetto la proposta quasi quasi. Alla nostra gratitudine. Ah, perché il Senato ci chiede di avere un sacco di nemici, tutti in contemporanea, però non è che la cosa mi aggradi più di troppo. Quindi, Ordini? allora, Sì, capitano? recuperiamo questi uomini e Certo, capitano! mandiamoli Separiamo le truppe! Chiuda le mani! qui ad Aretum. Signore! Nel frattempo qua dobbiamo assolutamente riformare un esercito. Ah, qui abbiamo anche della cavalleria. Ottimo. Continuiamo a... reclutare dappertutto. Attendo i tuoi ordini, senza Intanto indugio. tento di Sì, signore. mandare il diplomatico Attendo e osservo. a dare un'occhiata. Decio Giulio, nel frattempo, la famiglia Romana non può che arricchirsi con la maturità di uno dei suoi figli. Quindi qui dovremmo avere un nuovo
Mamma mia, è diventato. Cioè, è già pelato. Calvizie precoci. Vabbè. Va bene, altro turno. Questi sono i greci, lasciamo stare. Continuiamo a muoverci verso Cartagine. Rischiamo anche di non arrivare in tempo. No, no, ce la facciamo, 3 turni, giusti, giusti. Possiamo muovere anche l'ammiraglio, questo qui, ad andare ad unirsi alla flotta principale. Abbiamo anche questi, attenzione. In modo da creare un'unica gigantesca flotta. Allora, ordini, ordini. Ordini è di accamparsi qui. Signore, avanti! Quanti più uomini Comandante, generale! possibili. Avanti! Signore! Avanti! Comandante! Lasciamo stare le guardie cittadine. E muoviamoci da In marcia! questa parte. Ah no, ok, niente, hanno deciso di forzare. Boh, non lo so, proviamo a affrontare la battaglia anche se queste 4 guardie cittadine che ci sono rimaste, dubito riusciranno a fermare l'avanzata dei Galli. Allora, iniziamo a schermare. Sì, la vedo veramente, veramente buia. Non lo so, l'unica speranza potrebbe essere abbattere questi, ma neanche, non lo so, non vedo. Io tra l'altro non posso neanche piazzarmi fuori dal territorio, no? Potrei uscire da qua. Iniziamo riportiamolo qui. Facciamo un corridoio e vediamo di farli entrare. Ovviamente non ho nessuna abilità di vittoria, tento solo di abbatterne il più possibile tutto qua. Tra l'altro loro mi faranno anche 2 varchi, quindi la cosa si fa ancora più complicata. Eccoli qua che li aspettano, i nostri uomini. Vediamo se decidono di entrare o di mo no, continuano a battere anche qui. Infatti sta per cedere. Il nemico ha superato le mura. Ora dovremo combattere strenuamente in difesa. Correre! Guardie cittadine! Affrettare il passo! Muoversi, muoversi! Attaccare! Ok, però questi hanno deciso Affidati alle di difese interne! Le mura andarsene. sono cadute in mano al nemico e gli stessi dei sembrano averci abbandonato! No, non ci hanno abbandonato, dai. Faremo un po' di cariche, vediamo se ci lasciano. Oddio, picchiano, No, niente, picchiano come fabbri.
Infatti una delle nostre unità è già corsa. In ritirata. L'altra manca poco. E a volte fa queste cose il gioco, sono veramente snervanti. Carico loro, carica di là. Vabbè. Ok, lasciamo andare avanti. Valente generale è caduto e ciò causerà grande scoramento nelle sue truppe. E niente, questa è proprio un'invasione barbara a tutti gli effetti. Neanche fosse un Oktoberfest. Niente, ragazzi, qui ci hanno invasi. Ci hanno invasi, dobbiamo correre ai ripari. Non so neanche se si possa abbandonare. No. Morte eroica, struttura perduta. Una sconfitta, così tanti uomini coraggiosi. Sconfitta netta, vabbè, non è che ne avevamo tanti dubbi. Comunque abbiamo già un esercito pronto per andare a riprenderci la città. Amico mio, Iberia ci crede, è un'alleanza di diritti commerciali e informazioni geografiche. Vabbè, accettiamo. La nostra gratitudine. Con gli Iberi, potrebbero diventare nostri alleati contro i Galli. Ah, però non ci hanno dato informazioni geografiche, non vedo niente. In teoria dovrei vedere le loro città. Vabbè. Ok, questo è un vero e proprio esercito. Inviamo la nostra spia. Ok, ormai il diplomatico diciamo che ci serve più a niente perché... non c'è ombra di dubbio che non può esserci pace. Sì, capitano. Sì, capitano. Allora, queste sono 60 navi, noi siamo molti di più, quindi potremmo anche attaccare. Soluzione automatica, vittoria netta. E loro fuggono. Vittoria! Dopodiché possiamo muoverci verso il porto. Vediamo se riusciamo già... ah, siamo già riusciti a prenderlo, perfetto. Quindi con un po' di anticipo. E qui abbiamo l'altra flotta, ancora più grande. Quindi il blocco navale direi che è fatto. Qua non capisco bene come funziona la spia, perché dice: la nostra spia è riuscita a infiltrarsi in questi sedimenti ed è ora attende ulteriori istruzioni. E quindi io cosa posso fare con questa spia? Cosa... sì, signore. Cosa potrebbe fare la spia? Utile più 4 abilità del genere. Ah, non lo so, dovrò informarmi. Perché più che vedere che comunque è utile, vabbè, le loro strutture e tutto il loro esercito. Però
Non vedo altro. E nel frattempo abbiamo una quantità abnorme di moneta. Io direi di investirla. Belli mastini. Spaventa i nemici ed è veloce. Unità leggera. Direi di continuare. Quasi quasi metto reclutamento automatico qui anche. E anche qui in automatico la costruzione, qui mi sembra che c'era già. Ok, mettiamo anche qui il reclutamento automatico. Però lì non è che ci sia molto da reclutare, quindi piuttosto lasciamolo qui e qui togliamolo, che a Segesta ancora non c'è molto. Perfetto. Qui a Calaris nel frattempo se la godono, quindi lasciamo così. Ottimo, è passato un turno, è arrivato l'inverno. Pronti a salvare? I nostri doppi blocchi navali funzionano. Stiamo bloccando Cartago e Lilibaeum. Nel frattempo ci chiedono di fare un blocco navale di nuovo a Corinzio. E vabbè, avevamo appena chiuso una pace con i greci. Non so il senato cosa... Che strane politiche adotti, però vediamo di accontentarlo. Eruzione dell'Etna, attenzione. Il dio vulcano causando l'eruzione del monte Etna distrugge la città greca di Naxos. Muoiono in migliaia travolti dalla furia della lava. Eccola qua. Thank you.
Allora, noi torniamo però a nord, dove è il momento di andare a riprenderci Mediolanum. Questa volta però voglio giocarmela bene, abbiamo 6 turni di tempo, non c'è fretta. Manteniamo l'assedio e continuiamo così. Allora, vediamo se nel frattempo. Ok, qui stanno arruolando. No, questi forse li avevamo reclutati noi. Qui non fa nulla. Perché forse. Non c'è nulla da fare. Qui c'è. E non capisco perché non si metta in costruzione automatica. Questa cosa. Boh, non funziona. Affida all'IA la gestione dell'edilizia. Bilanciata, finanziaria, militare, di sviluppo, culturale, dinamica. Boh, non mette nulla. Quindi pensiamoci bene. Allora, qui stiamo facendo quello e poi direi di fare passare il palazzo del governatore. Dariminum. Anche qui palazzo del governatore, miglioriamo il sistema fognario, armaiolo e un altare direi a Cerere, che mi aumenta anche il bonus di crescita demografica. Quindi a questo punto io lo posso anche togliere questo cavolo di automatico, perché tanto vedo che non funziona un granché. Devo dire che ci sono tante piccole cose che non funzionano in un granché in questo gioco. Però dai, ci divertiamo lo stesso. È sempre un tuffo nel passato. L'Accademia sblocca nuovi tratti e seguaci. Sbonus ordine pubblico. Ordine pubblico consente di allestire giochi per i gladiatori. No, aumentiamo questo, che aumentiamo gli introiti. E poi facciamo anche qui le stalle, la legione e l'armaiolo assolutamente. Intanto. Quindi qui stiamo costruendo, qui stiamo costruendo. Beh, qui a questo punto ci metto anche le strade, così poi abbiamo finito tutto. Qui ci metto le mura e i campi, deforestazione. Anche qui ci mettiamo le mura e l'altare a Cerere, che è quello che mi piace di più perché dà bon anche bonus all'influenza, alla crescita demografica. E qui invece devo assolutamente modificare la tassazione a bassa, in modo che aumenti la crescita demografica, perché altrimenti è una città che resta bloccata. Calaris nel frattempo, anche qui vedo che è tutto automatico, ma non fa assolutamente nulla. Stessa identica cosa, dobbiamo mettere tassazione bassa, perché altrimenti non abbiamo introiti. Continuiamo. Attaccano la nostra flotta, ma non sono ben armati. Continua l'assedio su Milano, ancora 5 turni. Nel Posso esserti frattempo utile? volevo mandare Senza indugio. il nostro amico qui ad esplorare i territori del nord per capire cosa c'è. Vedo che però nel frattempo noi siamo sempre oscuri di quello che fanno gli iberici, che immagino siano. Adesso io non sono proprio espertissimo di geografia dell'epoca del 200 a.C., però ho scalleato. Ah, forse è qui che vediamo
Non vediamo cosa fanno, però vediamo. Boh, non so. Non lo so, anche questa dovremmo scoprirlo giocando. Abbiamo ancora 4 turni per andare a chiudere. Sì, capitano. Questa è una nave. Attenzione che abbiamo incrociato alcune triremi cartaginesi, dobbiamo andare a batterle. Sarebbe bello riuscire anche noi a scoprire come funzionano queste famosi triremi. Ricordo che un aneddoto nella storia romana, Cartagine durante la guerra punica aveva completamente il controllo del Mediterraneo, aveva navi nettamente migliori e teneva i progetti di queste navi in posti segretissimi che i romani hanno tentato più volte di andare a rubare per scoprirli e copiare le loro navi, non ci sono riuscite. Poi il fatto che ha cambiato completamente la storia, una di queste triremi si è incagliata vicino a una costa controllata dai romani, i quali sono andati lì, l'hanno praticamente smontata e se la sono studiata per bene. Sì, capitano. E hanno capito come farle e quindi hanno iniziato a riassemblarle, a costruirle e riassemblarle nello stesso modo. La cosa geniale è che si potevano era proprio la struttura, era una sorta di catena di montaggio, nel senso c'erano tutti questi pezzi che venivano fatti in posti diversi e poi grazie a un complicato sistema di assemblaggi permettevano di formare la trireme, che era comunque anche un'ottima nave. Facendo così i romani insomma sono riusciti a copiare le navi cartaginesi e a prendersi il controllo del Mediterraneo. Bene, chiudo qui con questa piccola pillola di storia romana e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!